Ragazzi, benvenuti. Oggi Profeti in Cucina prepariamo una mangiare proprio a Bruzzese, perché una ricetta di mia madre. Prepariamo tagliatelle e fagioli. Andiamo qua all'orto a prendere qualche ingrediente. Ragazzi, questo è il mio orto. Abbiamo salvia, abbiamo il tomillo, abbiamo l'oregano fresco, abbiamo il romero, il gino, il cavolo e la tapparra. Se stiamo andando di bello, più per l'uomo di carne, questo è l'altro lanzaretto piccolo. E adesso andiamo in cucina a fare la nostra preparazione originale. Dunque ragazzi, questa è la preparazione che facciamo oggi per fare un bel sugo per tagliatelle e fagioli a Bruzzese, ricetta della nonna Valci. Prima lo metto io. Prendiamo due spaghetti d'aglio. L'aglio, mettiamo il peperoncino, dato per un sapore speciale. Aggiungiamo le cipolle. Adesso aggiungiamo le carote. Allora amico, sentiamo sulla zanahoria. Pare che stai andando. Ma ora mettiamo lo tomate picchiadito in remoulade. Para bere il vino. Pochito. Adesso ci mettiamo la tempagna. Erano per il mio amico colore, mi diverto il colore, adesso lo colore della bandiera italiana, eh? Che bello. Vamo a agregare un pochino di pimienta. Perfetto, entonces ahora ya tenemos el guiso hirviendo y procederemo a poner nuestro menudillo de cochino. Guardate ragazzi, adesso andiamo a mettere tutta la parte della nostra cotica di maiale, come diceva mia madre. Mettiamo la cotica di maiale per fare un bel tagliarillo e fagiolo, tipo abruzzese. Oggi se sta mio amico Americo, quello diventa pazzo a mangiare questo. Guardate che bellezza, eh? L'ultimo, dopo fra una mezz'oretta, si cucina bene questo qua, e mettiamo i fagioli, però solo con l'aroma, proprio l'aroma d'Italia. Questo, guardate, questo è proprio, dice l'Abruzzo, guardate qua, i cotichini di maiale ben fatto quando lo sughetto, e poi qua adesso ammassiamo e facciamo i tagliatelli. Lasciamo un pochino e farlo cucinare proprio a fuoco lento. Guardate che meraviglia, guardate. Ah? Si chiama sapore di Profeti in Cucina, al mio rifugio. Poniamo le carote di laurel, abbiamo la carota precocida, i nostri fagioli, tiriamo un pochettino. Poi amico, ya tenemos aquí aproximadamente medio kilo de harina. Vamos a proceder a la mezcla, más o menos para 4 o 5 personas, para la cantidad suficiente. Entonces vamos a hacer amasado, preparamos, damos el posado, después de palo. Entonces tenemos muerto. Entonces vamos a echar un poquito de agua y empezamos a hacer mezcla. Esto es fácil, fácil. Y ahora es complicado. Echamos nuestra herramienta.
tipo moderno, diciamo più subito, così tale a mano, Paolo ti esce la misura, è una produzione eccezionale, c'è la palese. Guardate che bellezza. Salta di corsa sul treno e vieni da... E lo mettiamo a seccare. Ok? Intanto andiamo a prendere l'acqua. Calentiamo per cucinare nostra pasta che già sta hecha. Non pensarci due volte se vuoi la tranquillità. Ragazzi, cominciamo con la nostra produzione, mettiamo la quantità esatta o meno, per fare le fagioli, vediamo un momentino, e ragazzi qua la gente mangia, mettiamoglielo tutto, bene ragazzi, qua è piatto finito. Adesso proviamo per le specialità qua in Abruzzo. Quando la sera sei stanco dal gran camminare. Proviamo come sta specialità della casa, vediamo un po'. Forza una porta qualunque vedrai t'apriranno. Se ci sta sempre male del mio giro proprio l'ombitato uguale, tu muori. Provate ragazzi a fare, è facile, buono e a specialità. Saluti, alla prossima. Cosa aspetti a partire, a lasciare?